Buongiorno, sono Laura Antichi, vi voglio presentare le novità per Jean Board che sono state pubblicate in settembre 2020. Jean Board è la lavagna di Google, può essere utilizzata sia in ambiente Google con un account che in G Suite. Io mi collegherò a Jean Board da G Suite. La procedura è identica, comunque vado nelle app di Google e scorro fino a trovare la lavagna Jean Board. Avevo già pubblicato un tutorial piuttosto esaustivo per quanto riguarda l'uso nella didattica digitale integrata e a distanza di Jean Board, che metterò il link sotto questo video, che si aggiunge questo video al precedente con le nuove funzionalità che sono state rese disponibili per la versione web di Jean Board. Quindi vado a creare una nuova lavagna, un nuovo Jean Board attraverso il più a destra. Come vedete, mi carica la lavagna vuota, metto il titolo. Metterò il titolo a prova a corso. Ok. E poi andiamo ad analizzare le funzioni vecchie e nuove di Jean Board, che risultano visibili nella parte a sinistra, nella barra degli strumenti. Troviamo la penna che è rimasta invariata. Ho quattro tipi di penna, ossia la penna, il pennarello, l'evidenziatore, il pennello, sei possibili colori da utilizzare. Prendiamo il rosso, prendiamo il pennarello. Ok. Poi ho naturalmente il cancella. Posso cancellare quanto ho fatto, seleziona, ho gli sticky notes molto interessanti per quanto riguarda il brainstorming e posso scrivere quindi una nota. Questa è la mia nota. Posso cambiare sotto il background della nota e vado a salvare la nota adesiva, questa nota adesiva. Come vedete? Ho salvato la nota la posso spostare, la posso modificare, duplicare, eliminare, la posso ruotare. La posso ingrandire o rimpicciolire. E andiamo ora a vedere anche il caricamento dell'immagine. Aggiungi immagine. Le immagini posso caricarle, cercarle con una ricerca immagini da Google Drive o da foto. Selezioniamone una dal dispositivo. Apri. La sta caricando. Anche per quanto riguarda l'immagine, ho le stesse possibilità di rimpicciolire e ingrandire l'immagine. Ho la possibilità poi di ruotare naturalmente l'immagine. Andando poi nei tre puntini di duplicare l'immagine, eliminarla e anche ordinarla, cioè portarla indietro oppure in secondo piano rispetto a un qualche cosa che è stato
creato sulla lavagna. Posso poi attivare le forme. Le forme sono nuove, sono quindi qualcosa di nuovo, e sono il cerchio, il quadrato, il triangolo, il diamante, il rettangolo arrotondato, il semicerchio, la barra e la freccia. Proviamo a utilizzare il cerchio. Posso dalla barra in alto cambiare il colore del cerchio, lo scelgo rosso. Posso poi dare un riempimento al cerchio, le solite possibilità, posso duplicarlo, eliminarlo, ordinarlo, porta indietro e porta in secondo piano se ci fossero altri oggetti. Ad esempio, metto qua, ordina, porta in secondo piano. Quindi, come vedete, questa è un'opzione che è stata aggiunta molto interessante, ma l'opzione più interessante di tutte è la casella di testo che prima non era presente nella lavagna web. Posso scrivere il mio testo. Posso poi, come vedete, le solite funzioni, posso modificare, duplicare, eliminare, ordinare anche qui, portando indietro in secondo piano il testo, posso ingrandire il testo, posso poi dare un colore al testo con la scelta dei soliti colori, poi allineare il testo in mezzo e così via. Quindi questa è la funzione principale. Prima invece c'erano soltanto gli sticky notes e quindi era molto limitata come lavagna, come possibilità della lavagna. Per quanto riguarda il testo, posso, questo che ho scritto, sono Laura e quindi normale, potrei scegliere anche il manifesti oppure il titolo e così via. Volevo semplicemente aggiungervi per finire che è possibile mettere uno sfondo naturalmente a questo frame, pagina di Jean Board, cliccando in sfondo posso mettere uno sfondo puntini, come vedete, uno sfondo a righe, eccetera, eccetera, uno sfondo poi grafico, e così via. Queste sono quindi le novità che sono state introdotte in Jean Board. Buongiorno. Prima di chiudere, vorrei aggiungere qualche altra info sulla lavagna e quindi su Jean Board. In alto vedete altre azioni. Potete rinominare la Jean Board, scaricare come PDF, salvare il frame, quindi la pagina come immagine, rimuoverla, creare una copia e soprattutto condividere con gli iscritti in questo caso al corso Anitel. Sono, come vi dicevo, in ambiente G Suite e qui mi dà la possibilità di copiare
di copiare il link e di inviarlo. Comunque tutti i membri dell'associazione possono visualizzare questo elemento. Posso aggiungere quindi persone o gruppi per quanto riguarda la lavagna. Posso andare in impostazioni di condivisione di nuovo e cambiare queste impostazioni.